mi ha detto stamattina, è doveroso provarci. Si prova tutto per tutto per conquistare la rosa, ovviamente. Eh sì, la posta in gioco è alta, quindi ci proviamo. Bocca al lupo. Grazie. Classifica generale, la ricordiamo: Chaves in maglia rosa, Nibali a 44 secondi, Kreuzbeck a 1,05, Valverde a 1,48. E per la prima volta, poco fa, nel dettaglio, nel primo piano, credo di poter dire, forse per la prima volta, abbiamo visto la sofferenza sul volto di Steven Kreuzbeck. Una smorfia di sofferenza, probabilmente dovuta alla microfrattura con cui sta convivendo dopo la difficile per lui tappa di ieri con arrivo a Risulla, in cui ha perso la maglia rosa ma non ha perso il podio e non ha perso le speranze di riconquistarla, perché ricordiamolo, solo 1,05 parte. Attenzione, eccolo qua, di Vincenzo, eccolo Nibali. Il momento, si sposta Scarponi e parte Nibali con Chaves che rimane incollato alla sua ruota, e con lui anche Alejandro Valverde. E guardate Scarponi che via radio sta parlando con l'ammiraglia. L'attacco dunque di Nibali, quando per la testa della corsa siamo a 2 km dal Gran Premio della Montagna, circa 3 km e mezzo invece per arrivare in cima per il gruppo dei migliori. Risponde bene Esteban Chaves, risponde bene per ora anche Alejandro Valverde. La smorfia che avevamo visto sul viso di Steven Kreuzbeck invece era emblematica. Non è una giornata felice anche quella di oggi per Steven Kreuzbeck, che comunque tiene duro perché ha nel mirino la possibilità di salire sul podio di questo Giro d'Italia, nonostante Alejandro Valverde, che è quarto in classifica generale, per ora sia riuscito a staccarlo. Il primo, il secondo e il quarto della classifica generale che adesso stanno cercando di incrementare il proprio vantaggio. Ricordiamo che Valverde, per salire sul podio, deve recuperare 43 secondi a Steven Kreuzbeck. Altra accelerazione, Nibali, non mollare mai. Altra così, accelerazione e molla Nibali, molla Esteban Chaves, anzi stanno mollando gli altri. Ha guadagnato una ventina di metri di vantaggio adesso Vincenzo Nibali, che continua nella sua azione con Chaves, che adesso deve alzarsi sui pedali. Non ha mai dato un cambio, non è mai entrato in azione direttamente Alejandro Valverde, che per il momento non ha la forza di rispondere a questa nuova accelerazione di Vincenzo. Alejandro Valverde si mantiene sulla ruota di Esteban Chaves, che ha smesso letteralmente di pedalare all'ennesima accelerazione di Vincenzo Nibali. Ha trovato un rapporto più ideale alla sua condizione attuale, che non è certamente quella di Corvara di sabato scorso, e Vincenzo Nibali si invola, aumenta il suo margine. Sta prendendo il largo Nibali, è dietro. Abbiamo visto un'immagine che potrebbe essere anche emblematica, Silvio, con Chaves che per la prima volta si è voltato per chiedere la collaborazione, e passa adesso Alejandro Valverde. Dunque Chaves sta perdendo, ma adesso sta dando il massimo per riportarsi sotto. Eccolo che riesce a riprendere la ruota di Alejandro Valverde. Andiamo ad Andrea De Luca. Andrea, già 7 secondi di vantaggio di Vincenzo Nibali sulla coppia Valverde Esteban Chaves. Straordinario Michele Scarponi, si è accodato a Uran, a Kreuzbeck, a Jukic, a la linea. Grazie Andrea. Dunque 7-8 secondi quelli che sta guadagnando Nibali su Valverde e su Esteban Chaves, e sarebbe importante adesso trovare il prima possibile Tanel Kangert. Andiamo da Gianfranco Benincasa. Tanel Kangert è completamente fermo, io sono qui con lui, fermo, sta aspettando che arrivi Vincenzo Nibali. Ci sono anche gli uomini della Astana con le borracce pronte, con il rifornimento pronto, tutto studiato quindi nei minimi dettagli, ed è ferma anche l'ammiraglia di Paolo Slongo. A voi. Tutto studiato nei minimi dettagli per l'Astana. Abbiamo visto per esempio come si sono disposti anche i massaggiatori proprio per passare via via le borracce a Vincenzo Nibali. Sta facendo una fatica incredibile per non perdere definitivamente la ruota di Valverde Esteban Chaves, ma è Nibali che sta continuando a guadagnare. Silvio, una forcing impressionante quello di Vincenzo. Da seduto, accelerazione da seduto da parte di Vincenzo Nibali, che ieri aveva dimostrato di aver ritrovato la gamba dei giorni migliori, invece in difficoltà Esteban Chaves, come è accaduto ieri, l'avevamo detto all'inizio della nostra telecronaca. Se crisi di fame è stata, non è semplice recuperare da una crisi di fame in sole 24 ore, in sole un 12-15 ore di riposo, di arrivo di una tappa e la partenza di quella successiva, e qualche difficoltà la sta purtroppo trovando Esteban Chaves, che ora trova in Alejandro Valverde, che ha l'obiettivo di mettere più lontano possibile Kreuzbeck per riconquistare il podio di questo gioco. Un alleato mentre si sta involando.
Vincenzo Nibali il suo vantaggio intorno ai 9-10 secondi. 10 secondi adesso arriva l'aggiornamento, 10 secondi adesso il vantaggio di Nibali. Allora è stata superata anche l'ammiraglia che era ferma, l'abbiamo vista con Paolo Slongo, l'ammiraglia della Astana. Dunque presto dovrebbe trovare Tanel Kangert Nibali, mentre Scarponi è sempre nel gruppetto dietro, questo con Jungels, con Maika e con Steven Kreuzweg. Ne fa parte anche Rigoberto Urán. Difficilissimo per Kreuzweg oggi difendere il posto sul podio. Attenzione però, attenzione, perché sia Chavez sia Valverde si stanno riavvicinando a Nibali, che come hai detto prima sarebbe importante che trovasse il prima possibile Tanel Kangert, che non può da regolamento girarsi. Eccolo in questo là, momento sta incontrando l'estone. Eccolo Kangert, dunque si mette sulla sua ruota chiaramente Vincenzo Nibali, si volta Kangert anche per avere istruzioni sul ritmo che deve tenere in questi ultimi